L'attacco su Roma, alma madre della cristianità e della civiltà del mondo, sferrato dagli angloamericani. A successive ondate i Liberator si avvicendano sulla città eterna, che oggi si trova pur essa in prima linea accanto alle altre città d'Italia martoriate. Il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato sua eccellenza il cavaliere maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Good morning to all our Radio Giano listeners. Radio Giano Podcast. Oggi, 19 luglio 2020, 77 anni fa, Roma subiva il primo bombardamento aereo alleato. Benvenuti a Radio Giano. Per la rubrica Roma si racconta, oggi Alessandro Fiorillo ci narrerà il ruolo avuto dai vigili del fuoco nel soccorso dei cittadini romani. Alessandro Fiorillo, laureato in lettere, lavora nel nucleo investigativo antincendi del Corpo dei Vigili del Fuoco e attivista del WWF Roma e Area Metropolitana, membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi e attivo collaboratore della rubrica Ambiente e Territorio del periodico di formazione culturale Giano Storia, Memoria e Ricerca. In studio abbiamo Luca Perrone, storico e socio dell'Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi. Collabora con il periodico Giano Storia, Memoria e Ricerca per la rubrica Memorie e Testimonianze Storiche e cura il canale YouTube Serapeo, la storia in video per tutti. Elena Venditelli, debutto della studentessa dell'Istituto Tecnico Industriale di Stato Giovanni XXIII di Roma Tor Sapienza, del quinto anno del corso di studio in Chimica, Materiali e Biotecnologie. Abbiamo poi Massimo Tarquini, esperto e curatore della rubrica Cinema e Musica. Passiamo ora la parola al nostro giovane storico Luca Perrone, che ci introdurrà al primo bombardamento aereo della capitale da parte degli alleati. Grazie Marco. Prima di entrare nel vivo dell'argomento trattato oggi, ci sembrava giusto fare una piccola introduzione che spieghi anche ad eventuali non addetti ai lavori come si arrivò al bombardamento della città di Roma. Sappiamo tutti che il 10 luglio avviene lo sbarco alleato in Sicilia e da lì inizia la risalita degli eserciti alleati lungo la dorsale appenninica per liberare il nostro paese. Data l'accanita resistenza delle truppe naziste dislocate in Italia lungo le famose linee difensive, gli alleati misero appunto un piano per effettuare quello che oggi si chiamerebbe un cosiddetto bombardamento selettivo. Gli obiettivi sono gli edifici che si possa ottenere diciamo un effetto forte sull'opinione pubblica italiana. L'attacco dovrà avvenire a bassissima quota alle 9:30 del mattino
ma si dovrà evitare qualsiasi azione bellica contro la città del Vaticano, nome in codice dell'operazione Audax. Ora, i piani cambiano rispetto al progetto iniziale e la mattina del 19 luglio 1943 sulla città di Roma furono lanciati dei manifestini per avvertire la popolazione di mettersi in salvo. Agli alleati interessava distruggere solamente obiettivi militari, salvaguardando il più possibile l'incolumità dei civili. Alle ore 11 gli aerei alleati sorvolarono Roma e in successione 4 Stormy Bomb Groups iniziarono il raid sulla capitale. Nella stessa giornata vengono bombardati anche gli aeroporti del Littorio, che dal 1943 lo conosciamo come aeroporto dell'Urbe, e l'aeroporto di Ciampino. A fine giornata si conteranno oltre 3.000 morti e 11.000 feriti. Prima di intervistare i nostri ospiti, un breve stacco linea alla regia e torniamo subito qui con Radio Giano. In Viale della Regina si vedono i primi segni del bombardamento nemico e i danni alla città universitaria. La clinica medica, l'istituto di sanità pubblica, le cliniche ortopedica, psichiatrica e pediatrica, l'istituto Regina Elena, il centro rieducazione mutilati sono stati più o meno gravemente danneggiati. Radio Giano Podcast. Bentornati e andiamo ad approfondire meglio subito alcuni aspetti di quanto vi ho brevemente illustrato in precedenza e lascio la parola ad Elena, chiedendole di illustrarci meglio questa necessità, diciamo, sociale e militare di non attaccare lo Stato del Vaticano. Prego, Elena. Grazie, Luca. Giustissimo, Luca. Guarda, il piano di bombardare Roma era stato a lungo pensato e provato. Infatti, nella notte tra il 16 e il 17 maggio del 1943 scattano a Roma le sirene che prevedevano un'incursione aerea nemica. Circa 20 aerei incursori della RAF volavano nell'area della capitale. Il bersaglio notturno erano degli idrovolanti nella base di Ostia. Tra il 29 maggio e il 3 giugno del 1943 ad Algeri, nella villa di Eisenhower, nell'ultima riunione si parlò della capitale italiana, infatti. In questa occasione Churchill, su richiesta del generale Marshall, che rappresentava il presidente degli Stati Uniti di Roosevelt, ritenne opportuno parlare di un eventuale bombardamento degli scali ferroviari nella città di Roma. La preoccupazione maggiore però era quella di evitare di bombardare la città del Vaticano ed alcuni complessi di proprietà dello stesso Vaticano, come ad esempio la Basilica di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura e l'edificio di San Callisto vicino a Santa Maria in Trastevere, appunto. A testimonianza di quanto la situazione fosse tesa, il 15 luglio la Segreteria di Stato del Vaticano informava le rappresentanze pontificie di alcuni paesi, che sono Svizzera, Spagna, l'Irlanda, l'Argentina e il Brasile, dell'aggravarsi appunto del pericolo per l'incolumità di Roma. Anche l'intervento dei mass media di questi stati poteva essere d'aiuto nel tentativo di evitare qualsiasi azione contro il centro della cristianità. Sì, grazie Elena. Infatti abbiamo sentito poi gli annunci tragici, no, del bombardamento sulla città di Roma. Torniamo in studio dopo un breve stacco musicale, sempre in compagnia di Elena Venditelli, studentessa dell'ITIS Giovanni XXIII. Linea alla regia. Le zone più colpite sono nei quartieri Tiburtino, Prenestino e San Lorenzo. Le bombe hanno centrato la zona più antica dello storico cimitero del Verano, sradicando alberi, devastando tombe, croci e statue. Radio Giano Podcast. Eccoci di nuovo in linea per continuare questa interessante chiacchierata storica con i nostri ospiti. Elena, ti vorrei chiedere ancora una cosa. Perché parliamo di bombardamenti di Roma e non parliamo invece al singolare, cioè bombardamento? Guarda Luca, parliamo al plurale semplicemente perché il progetto degli alleati non si esauriva con l'accaduto di luglio, ma continuò nel tempo, anche dopo la caduta di Mussolini e la fine sostanziale del regime fascista. Il 13 agosto infatti furono bersaglio di bombardamenti mirati gli scali di San Lorenzo, Tiburtino, Prenestino e l'aeroporto dell'Urbe. L'8 settembre Frascati, tra il 17 e il 18 settembre Ciampino e Cerveteri,
Il 6 ottobre due Macchi 205 lanciano su Roma volantini a nome dei Fratelli Liberi. Ancora bombardamenti sono stati il 15 e il 16 ottobre all'aeroporto della Marcigliana, 28 ottobre all'aeroporto di Guidonia, 13, 19 e 20 gennaio 1944 aeroporti di Guidonia, Centocelle, Ciampino, Nord e Sud. 10 febbraio Albano e Castel Gandolfo, il 3 marzo Scali, Tiburtino, Littorio, Ostiense. 7 marzo Littorio Ostiense, 10 marzo Scali Tiburtino Littorio, 14 marzo Scalo Prenestino ed infine 18 marzo zone Nomentano, Policlinico e Centocelle per concludere 1-3 giugno Palestrina ed Albano. Grazie, sicuramente un aspetto poco noto. Vorrei anche coinvolgere qui i nostri ascoltatori, questo, ancor meno studiato sui libri di scuola, questo bombardamento a tappeto, diciamo, per colpire luoghi nevralgici del Lazio. Quindi un argomento nuovo che meno, sarò sincero, sto scoprendo adesso con te, Elena, quindi sono molto felice. Bene. Diamo la linea alla regia, giusto il tempo per un breve stacco musicale, torniamo in diretta, diciamo, dalla parte della nostra puntata di Radio Giano e con gli ospiti Massimo Tarquini e Alessandro Fiorillo. Il giorno del bombardamento siamo andati a casa a vedere quello, a prendere qualche cosa di roba. Perché tutto il palazzo mitragliato, quello nostro e tutti quelli dell'intorno. Quello è stato il mitragliamento. A Porta Maggiore c'era Gondra e Pantanella. Io da Via del Gesù con una mia amica ritornavamo a casa perché lei abitava al vicolo del Travertino, giù Turpignattara, non so dove. Allora che io, quando dissero il Prenestino è tutto bombardato, noi sentiamo la radio al lavoro, tutto bombardato, io ho detto non trovo più nessuno dei miei, allora. E lei l'accompagno, io ero accompagno, ma non c'erano mezzi perché al centro non si vedeva niente. Io stavo a Via del Gesù, Piazza Argentina, Torre Argentina, Piazza Venezia. Non c'era successo niente, erano allarmati questa cosa, ma non avevano visto quello che c'era laggiù, capito? Prenestino, San Lorenzo, Casilino. Noi ritornavamo a casa, lei mi accompagnava, ritornavamo a casa, a piedi, da Via Gesù fino al Prenestino. Adesso c'è il Ponte Largo, prima c'era il Ponte di Piero Vircolo, passava il tramvia sotto. E la gente che veniva via, che volevano andare dalle famiglie, ti dico, a Porta Maggiore, dove trovavamo tutti questi morti per terra, l'avevano coperti, le donne che lavoravano al pastificio. Poi più giù, dove c'è il deposito dei tramvi sulla Prenestina, lì c'era Gondra, Gondra quello dei trasporti. E lì pure quelli. Mitragliato, tutti morti là. Quando siamo arrivati a Piazzale Prenestino c'erano tutti i binari diverti, i fili da luce per terra, dovevamo stare a scavalcare. Io e questa amica mia, mentre stavamo a scavalcare questi fili, passa un'ambulanza, la macchina, boh. Se via questi fili, si cade, acchiappa con l'amica mia, che è il polpaccio, gli taglia tutto il pezzo del polpaccio. La stessa ambulanza caricata, io sono rimasta lì inebetita, non sapevo quello che fare. Radio Giano Podcast. Eccoci tornati in studio. Abbiamo ascoltato insieme una testimonianza, io direi preziosissima, di un testimone oculare di quanto successe proprio quel giorno, durante il bombardamento della capitale d'Italia. Una testimonianza che il tempo non ha sbiadito, una testimonianza cruda della violenza anche con il quale i bombardamenti hanno colpito la nostra città. Massimo, una battuta veloce vorrei scambiare con te. Cosa ne pensi innanzitutto di quanto ha abilmente ricostruito Elena circa il bombardamento dell'Urbe e riguardo questa intervista che abbiamo appena ascoltato insieme ai nostri ascoltatori? Sì, ma guarda, ti confesso che anche, lo dico così tranquillamente, anche fuori, diciamo, dalle linee,
parlando proprio con Marco oggi pomeriggio, riflettevo sul fatto che per molti a Roma il bombardamento è stato tanto quello del luglio a San Lorenzo. Ti confesso che anche per me, sì, sapevo che c'erano stati più di un bombardamento, ma non una serie di bombardamenti che partirono da luglio e arrivarono fino a giugno, come è stato detto poc'anzi, cioè quindi quasi un anno di bombardamenti su questa città. E, infatti stavo proprio riflettendo su questo mentre ascoltavo anche la testimonianza della signora e visualizzavo lo scenario di questi cadaveri sulla Casilina vicino allo stabilimento della Pantanella, Porta Maggiore, anche perché questo me lo diceva anche mio padre che abitava a Torpignattara in quel periodo, anche mio nonno che lavorava alla Stefer vicino Sant'Elena, e mi dicevano appunto che andavano al rifugio, adesso non mi ricordo dove, a Torpignattara, credo forse vicino al cinema Duallori, qualcosa del genere, e raccontavano appunto di questi bombardamenti che si svolgevano appunto nei settori nevralgici. Quali erano? Nevralgici erano le ferrovie, lo scalo di San Lorenzo, proprio per interrompere una linea di trasporto ferroviario di truppe, di merci, di armi. E devo dire che insomma, un anno di bombardamenti non è una cosa cioè una cosa che comunque segna le persone, cioè Roma città aperta. Cioè, mi viene da pensare, perché nell'immaginario comune, Roma città aperta, sì, vabbè, ma hanno fatto il bombardamento, c'è stato il bombardamento da lui a San Lorenzo, però poi qui c'è stato, si diceva all'epoca, nei ricordi anche dei nonni, ma tanto qui c'è il Papa, non bombardano. E invece la cosa è andata avanti per quasi un anno, nonostante che, poi ecco, qui poi sarebbe da indagare il senso di bombardare anche Frascati, anche altre zone, nonostante fosse caduto il fascismo, fosse stato il 25 luglio. Questo poi magari sarà un'occasione d'approfondimento in qualche altra puntata, in qualche altra chiacchierata tra di noi, insomma. Beh, prego. Diciamo che si è molto parlato anche a livello storico della necessità del bombardamento, per esempio, di Monte Cassino, quindi della, diciamo, crudeltà con cui i bombardieri americani hanno colpito quella roccaforte, che poi ancora le fonti non sono concorde su tutto. C'è chi dice che era ancora al centro della linea difensiva tedesca, chi ormai era stata evacuata, insomma. Però sì, guarda, concordo con te, un anno di bombardamenti è un'esperienza terribile, e poco l'ho sentito nelle testimonianze, cioè quasi mai. Si ricorda sempre il bombardamento di San Lorenzo e la foto, no, di Papa Pio XII, che ormai è diventata famosa nell'immaginario collettivo, che alza le braccia al cielo in un momento così drammatico per il popolo romano e la città. Ma probabilmente si ricorda quello perché è stato il primo, perché non se l'aspettavano, nonostante gli alleati avessero, anzi, i liberator, come diceva lo speaker della radio in maniera anche sarcastica, i liberator che bombardano la capitale, l'alma, la città della cristianità, sì. Esatto. Perché probabilmente sì, quello è rimasto impresso perché non se l'aspettavano. Ma la popolazione romana non si aspettava del bombardamento, quindi quello è rimasto proprio impresso nella mente. E poi dopo, che vuoi che ti dica, che magari non è che ci hanno fatto l'abitudine, però poi sono andati avanti, insomma, a sopportare gli altri bombardamenti. Sì, anche Cassino, sì, sono fonti discordanti, c'è chi dice che magari era inutile tutto quel carico di piombo di bombe sull'abbazia, perché non aveva senso. E effettivamente, beh, qui poi è un altro discorso, si aprono altri fronti tra virgolette sul modo, insomma, sulle azioni belliche, ecco, sì, degli americani. C'era anche una vulgata popolare, dice, ecco, sono arrivati gli americani, sai che facevano loro? Arrivavano, bombardavano e poi arrivava la fanteria. Io mi ricordo qualche anziano mi diceva questa cosa.
Per cui, così, insomma, questo è quello che penso. Questa nostra chiacchierata ci permette però di entrare nel, diciamo, ci avviamo verso la chiusura della puntata, però dulcis in fundo abbiamo tenuto per i nostri ascoltatori un intervento, secondo me, significativo, che adesso con cui vogliamo, ci avviamo verso la chiusura della puntata, ed è il ruolo dei vigili del fuoco, perché appunto, come diciamo prima con Massimo, si pensa sempre all'immagine di Papa Pio XII, no, che giunge a San Lorenzo, però non si pensa mai a chi andava poi a intervenire, perché ovviamente i bombardamenti comportavano crolli di edifici, incendi, devastazioni, l'abbiamo sentito anche nella testimonianza nell'intervento. Problema tecnico. Sì. Abbiamo perso Alessandro. Beh, il bello della diretta. Eccoci, Alessandro. Eccoci qui. Allora, bene. Sì, intanto buonasera. Io ti cedo la parola e fai gli onori di casa. Parola a te, Ale. Ok, intanto buongiorno a tutti, un saluto a tutti quanti. Parto con una premessa, no? Per arrivare, diciamo, a raccontare quello che è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, diciamo anche come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è arrivato a questo chiamiamolo così, appuntamento relativo al bombardamento. Iniziamo con il dire che nel 1939, attraverso, diciamo, un passaggio legislativo, viene effettuato viene, diciamo, promulgato un decreto legge, il decreto legge numero 333 appunto del 1939, che istituisce il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di fatto, perché si partiva da una situazione in cui praticamente ogni comune, ogni città aveva il proprio corpo di pompieri, diciamo. Erano appunto pompieri comunali. Le esigenze legate appunto alla guerra in corso e anche alla guerra, appunto, che già da praticamente da pochi anni dopo la fine della prima guerra mondiale si immaginava sarebbe prima o poi ripresa, fece sì che si pensò fin da subito appunto di istituire un corpo che fosse nazionale, che quindi rispondesse meglio a quelle che erano appunto le esigenze di protezione della popolazione appunto dagli eventi bellici, in particolare poi ai fini della protezione antiaerea, poi in sostanza, perché appunto la guerra combattuta anche dal cielo fu introdotta nella prima guerra mondiale, ma negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, insomma, di passi avanti in questo senso se ne fecero molti, e quindi appunto si rese necessario pianificare quella che era appunto la protezione della popolazione ai fini appunto della protezione appunto antiaerea. Nel 1939 viene istituito il Corpo Nazionale, nel 1941 c'è un altro passaggio legislativo, nel giugno del 1940 l'Italia entra in guerra, già dal giorno successivo alla dichiarazione di entrata in guerra Torino viene colpita per la prima volta da un bombardamento inglese. Roma, come avete anche accennato, come ha accennato Luca, come ha accennato Massimo, viene a lungo risparmiata, diciamo, dalle bombe, sia per la presenza appunto della città del Vaticano, che era diciamo uno stato comunque neutrale, no? Nell'ambito del conflitto, per la presenza del Papa, per la presenza dei simboli della cristianità, insomma, no? Roma città universale, per una serie di motivi i romani illusero che la città non sarebbe stata colpita dalle bombe. Come sappiamo, così non fu. Arrivò il 19 luglio del 1943 e la città viene bombardata per la prima volta. Tra l'altro ascoltavo prima con molto interesse i discorsi appunto di Massimo e di Luca e anche di Elena, insomma, sul numero dei bombardamenti che sono stati effettuati sulla città di Roma. Su questo c'è da dire che le fonti in realtà non hanno chiarito moltissimo, non c'è molta precisione nell'indicare qual è il numero preciso di bombardamenti che hanno colpito la città di Roma. Questo perché, allora, intanto
ecco, diciamo da piccolo storico che si è occupato un po' delle ricerche relative ai bombardamenti di Roma, emerge che c'è stato un tentativo quasi di rimuovere dalla memoria collettiva questo evento, no? Un evento tragico, un evento drammatico, un evento che, i cui protagonisti sono stati appunto coloro che poi ci hanno liberato dal fascismo sostanzialmente, no? Per cui c'è stata una sorta anche di rimozione, no? di questi eventi. Rimozione che a tal punto che appunto è stato anche difficile ricostruire con precisione quello che è accaduto, quelli che sono proprio i numeri, le statistiche relative a questi bombardamenti. Per farla breve, in uno dei libri più importanti sul tema dei bombardamenti a Roma, quello 20 angeli sopra Roma pubblicato da Cesare De Simone, lui cita, a pagina 310, cita 53 bombardamenti, cioè la città di Roma avrebbe subito dal 19 luglio del 43 al 4 giugno del 1944 ben 53 bombardamenti, un numero molto, molto alto, insomma, no? Probabilmente lui ha incluso anche, come dire, ha incluso anche azioni di mitragliamento dei caccia alleati, insomma, ha considerato un po' tutte le azioni, anche quelle un po' meno eclatanti. Da ricerche che abbiamo effettuato nel 2012, quando abbiamo fatto delle ricerche al lavoro, io appunto sono vigile del fuoco, ci siamo occupati anche della storia appunto del Corpo Nazionale, anche delle attività svolte durante la Seconda Guerra Mondiale, noi con precisione ne abbiamo ricostruiti 12 di questi 53, i più importanti dei quali sono proprio quello del 19 luglio e quello poi successivo del 13 agosto. Altro aspetto che citavate prima, che, sul quale ho posto un attimo l'attenzione, era perché dopo il 19 luglio un altro bombardamento, quello del 13 agosto. Vi ricordiamo che ci potete contattare anche per collaborare tramite posta elettronica scrivendo a radiogiano@bibliolorenzolodi.it oppure telefonando al numero 06 98 35 7179. Appunto, dicevamo, come mai dopo il 19 luglio del 43 un altro bombardamento, tra l'altro importante, come quello del 13 agosto? Sappiamo che con il bombardamento del 19 luglio, per certi aspetti, gli alleati ottengono l'obiettivo che si erano appunto preposti, perché il 25 luglio Mussolini è costretto a rassegnare le dimissioni da capo del governo, il nuovo capo del governo è Badoglio. Ciò nonostante la caduta del fascismo, Roma viene nuovamente bombardata il 13 agosto. Perché questo? Perché comunque gli alleati vogliono in qualche maniera spingere Badoglio all'armistizio, sostanzialmente, no? Perché ricorderete che Badoglio, non appena diventa il nuovo capo del governo, una delle prime cose che dice è la guerra continua, sostanzialmente, ma non era quello l'obiettivo degli alleati. L'obiettivo dichiarato degli alleati era quello di spingere l'Italia fuori dalla guerra, perché Churchill appunto diceva che l'Italia era il ventre molle dell'asse, sostanzialmente, quindi bisognava in quella fase picchiare duro sull'Italia attraverso i bombardamenti proprio per spingerla fuori dalla guerra, e l'obiettivo insomma fu raggiunto. Arriviamo ora appunto nel dettaglio dell'attività dei Vigili del Fuoco il 19 luglio del 43. Allora, intanto la maggior parte delle cose che sappiamo sull'attività svolta quel giorno dai Vigili del Fuoco proviene da una serie di documenti che io, anche altre persone, altri colleghi hanno raccolto nel corso degli anni, e anche da testimonianze che abbiamo appunto registrato qualche anno fa, i Vigili del Fuoco che intervennero proprio quel giorno, intervennero il 19 luglio del 43. E dei colleghi che purtroppo sono venuti a mancare, perché erano già molto anziani quando, una decina d'anni fa circa, raccontarono un po' le loro storie, i loro racconti, le loro testimonianze sul 19 luglio. E appunto, tra le cose che sappiamo, che mi ricordo e che sintetizzo adesso, c'era il fatto che intanto furono istituite le cosiddette squadre celeri, erano delle squadre
composte da, diciamo, da poche unità che dovevano sostanzialmente arrivare sul posto, sul luogo, sui luoghi che venivano bombardati per allestire rapidamente quella che era appunto la, la mandata, ad esempio, per lo spegnimento degli incendi, e si muovevano con una macchina molto agile, che era una Fiat 1100, che era chiaramente molto più piccola rispetto alle motopompe, alle autopompe, che appunto sono più grandi, più ingombranti, e che più difficilmente riuscivano a muoversi nelle vie che erano ricoperte delle, dalle macerie sostanzialmente, no? Quindi la Fiat 1100, che era più piccola, arrivava sul posto e i colleghi iniziavano a stendere, diciamo, la tubazione o ad allestire i primi soccorsi alla popolazione, nell'attesa che sopraggiungesse appunto successivamente la, quella che noi chiamiamo, noi vigili del fuoco, la partenza, l'autobotte. E, tra un aneddoto che ci raccontava uno di questi esponenti delle squadre celeri, questo collega che era Roberto Donnini, che ancora mi ricordo il nome, c'era un motto che nella, nella caserma di Via Genova loro chiamavano se stessi i gatti neri, perché appunto nella loro immaginazione erano, come dire, erano scaltri come dei felini, erano rapidissimi, infatti diciamo nella camerata c'era scritto gatti neri velocissimi, qualcosa del genere, e appunto dava proprio, restituiva il senso di queste squadre celeri che dovevano essere molto veloci, che in pochi secondi dovevano essere pronti a rispondere alla chiamata, all'allarme che suonava in caserma, quindi loro dormivano vestiti, mi ricordo ci raccontava questa cosa Roberto Donnini, proprio per poter intervenire nell'immediatezza. C'è da premettere su questo che Roma è stata sempre bombardata di giorno e non di notte, perché gli inglesi bombardavano di notte, quindi le città, molte città del nord, anche Napoli al sud, quando nelle fasi, nelle prime fasi della guerra furono bombardate dagli inglesi, furono bombardati di notte, perché durante una delle incursioni che gli inglesi fecero in Germania, una delle prime incursioni, no? Quando risposero al blitz dei tedeschi che fecero su Londra e sulle città inglesi, quando a loro volta gli inglesi risposero a queste incursioni, iniziarono bombardando di giorno, ma subirono ingenti perdite, pertanto decisero a un certo punto in poi di bombardare sempre di notte, tanto che una delle, come dire, delle attività di protezione passiva che l'Italia metteva in atto era quello di l'oscuramento notturno, insomma, no? Di indicare anche ai cittadini che non fossero accese le luci per non dare, per non facilitare questa attività di bombardamento da parte degli, degli aerei inglesi. Gli americani invece bombardavano di giorno, tanto che appunto il 19 luglio del 43 iniziarono a bombardare alle 11, grosso modo, alle 11.03 all'incirca. Quindi i vigili del fuoco si trovarono a intervenire di giorno. Intervennero non soltanto i vigili del fuoco professionisti, diciamo così, che erano appunto stipendiati per fare appunto il mestiere di vigili del fuoco, che erano addestrati appositamente per soccorrere la popolazione, ma anche dei volontari. Un altro vigile del fuoco in servizio in quegli anni, un volontario che era Mario Bianchi, mi raccontò che appunto venne istituita una caserma provvisoria ad Acilia, che era una sorta di scuola, diciamo, di scuola di questi volontari che venivano addestrati e che erano pronti ad intervenire qualora la città di Roma fosse bombardata, perché comunque il timore c'era, nonostante quello che abbiamo detto prima, no? E quindi quando il 19 luglio Roma venne bombardata, da via Genova partirono dei camion che andarono ad Acilia e andarono a prendere questi volontari che erano giovanissimi, perché la maggior parte degli uomini erano impegnati diciamo nei vari fronti di guerra, erano impegnati nell'esercito, quindi chi rimaneva erano anziani o giovanissimi. Gli anziani erano grosso modo impiegati come volontari nell'UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, mentre i giovanissimi venivano impiegati come volontari dei Vigili del Fuoco. Tra questi c'erano appunto c'erano Renato Efradi, che era appunto uno dei Vigili del Fuoco che ho intervistato una decina di anni fa. L'altro era Mario Bianchi, che nel 19 luglio del 1943 avevano qualcosa come 15 anni, quindi immaginate un po', erano veramente molto molto giovani.
si trovarono appunto ad intervenire quel giorno, portarono soccorso alla popolazione. Anche su questo le fonti sono molto, molto poco precise su quello che accadde quel giorno, su quello che fu il numero di morti, ad esempio, no? Quando venne fatto il monumento a San Lorenzo, il monumento ai caduti, adesso non ricordo con precisione l'anno, ma è una cosa abbastanza recente, tutto sommato, si fecero appunto delle ricerche per capire quanti erano, per fare anche una lista di nominativi delle persone morte quel giorno. E beh, è stato molto difficile. Chi portò avanti quella sorta di inchiesta per stabilire quale fu il numero preciso di morti, ebbe molte difficoltà, tanto che si arrivò a stabilire che i morti ufficiali erano qualcosa come poco più di 1600. In realtà molto probabilmente erano di più, tanto che poi un'altra stima parla di circa 3000 morti. Però passare da 1600 a 3000, insomma, c'è uno scarto pari al 100%. Questo ci dà proprio il senso di quanto è stato difficile stabilire appunto anche semplicemente il numero dei caduti quel giorno. Quando io personalmente sono andato presso l'archivio di Stato di Roma, che si trova a via Galla Placidia, ricordo di aver visto proprio le foto dei cadaveri presi dai vigili del fuoco sotto le macerie, e utilizzate queste foto per il riconoscimento successivo, no? Perché poi chiaramente dovevano essere rapidamente tumulati, era 19 luglio, in piena estate, molto caldo, si facevano queste foto per provare poi a definire i nomi di questi caduti, e ci sono ancora, stanno lì nell'archivio. Quindi ecco, immaginate quante difficoltà. Siccome abbiamo pochi minuti, io concludo dicendo che quel giorno i vigili del fuoco misero in salvo, almeno questo dicono le fonti, 477 feriti, recuperarono 415 salme, 8 vigili del fuoco furono gravemente feriti durante l'attività di soccorso, e almeno uno morì il 7 agosto successivo per le ferite occorse quel giorno. Anche su questo in realtà c'è molta confusione, perché Cesare De Simone, nel suo libro 20 angeli sopra Roma, lui parla da tutt'altri numeri. A un certo punto dice testualmente: ne morirono 24 dei vigili del fuoco che operavano nelle zone colpite dalla grande incursione del 19 luglio del 43. 12 rimasero schiacciati da crolli improvvisi di muri pericolanti, 4 non riemersero più dalle fessure create dalle bombe, 3 morirono asfissiati dalle fiamme dell'incendio del Molino Pantanella, 4 furono uccisi da bombe a effetto ritardato, 1 cadde da un muro per salvare una donna bloccata. Ora, da 1 a 24, insomma, anche qui c'è veramente molta confusione, quindi le ricerche vanno avanti, bisogna ancora scrivere con precisione la storia del bombardamento del 19 luglio del 43, perché a distanza di tanti anni ancora non siamo riusciti appunto ad avere una ricostruzione precisa. C'è da dire che oltre ai Vigili del Fuoco di Roma in servizio, in quell'anno, nel 19 luglio del 43, erano in servizio, abbiamo detto, tanti volontari, che probabilmente non c'erano neanche delle liste ufficiali che riportavano i nominativi di tutti questi Vigili del Fuoco. Probabilmente alcuni sono caduti quel giorno e neanche sono stati registrati con precisione nella confusione di quel giorno, nella confusione di un regime che stava appunto cadendo, insomma, no? Sappiamo che 6 giorni dopo, il 25 luglio, il regime cadde. Quindi nella confusione, nella concitazione di quegli eventi, molti particolari non sono stati, come dire, registrati dalle fonti, per cui anche la ricostruzione storica di quel giorno, tuttora ci sono molte difficoltà. Molti dei volontari dei Vigili del Fuoco in servizio quel giorno provenivano anche dalle regioni del nord Italia, per esempio dal Trentino, e questo lo sappiamo perché l'abbiamo letto in alcuni documenti che abbiamo conservato presso gli archivi dei Vigili del Fuoco, ma anche da testimonianze orali. Ecco, io credo di aver raccontato tutto in brevissimo tempo, più di questo non sono riuscito a raccontare. Saluto tutti quanti e grazie per l'invito a fare questa testimonianza. Radio Giano Podcast.
Radio Giano Podcast. Bene, ecco, siamo tornati in diretta dopo questo breve stacco dalla regia. E siamo alla chiusura ormai della nostra puntata. Io ringrazio i miei ospiti, anzi i nostri ospiti ovviamente di Radio Giano. Grazie Elena. Sì, ci sono. Eccoci, guarda Elena, un'ultima battuta, proprio veloce. Cosa porterai di questa nostra piccola esperienza di storia nel tuo percorso scolastico? Beh, sicuramente che il fatto che oltre le cose che ci insegnano sui libri c'è di più. Cioè dobbiamo cercare di andare oltre le cose che magari vengono dette e descritte in modo più generico, ma dobbiamo cercare di approfondire e cercare fonti attendibili come persone rimaste ancora vive che mantengono vivo il ricordo di questi accaduti, che sicuramente sono le fonti più attendibili che abbiamo. Perfetto, grazie mille. Un saluto anche agli altri ospiti, ad Alessandro per la sua, grazie anche per la ricostruzione storica dal punto di vista dei Vigili del Fuoco, e grazie anche a Massimo per la chiacchierata che ci siamo fatti insieme ai nostri ascoltatori. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Giano e grazie per l'ascolto, alla prossima. Radio Giano Podcast. Vielen Dank für das Zuhören. Verbreitung zur nächsten Folge. Good morning to all our Radio Giano listeners. 聞いてくれてありがとう。次のエピソードへ。Buongiorno aos ouvintes da Radio Giano. Grazie per aver ascoltato Radio Giano. Alla prossima.